Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pane a fisarmonica aromatizzato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, acqua, lievito di birra, olio evo, sale, zucchero, burro fuso, prezzemolo, basilico e rosmarino tritati e pepe nero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. E lo facciamo sciogliere per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina, l'olio, il sale, e facciamo impastare per 4 minuti in modalità a spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in un piano di lavoro. Abbiamo infarinato il piano di lavoro e anche l'impasto, adesso andremo a stendere con il mattarello. Una volta stesa, adesso andremo ad aromatizzare il burro mettendo le erbette aromatiche. E il pepe. Mescoliamo col cucchiaino. Adesso andremo a spennellare sulla superficie. Adesso ritagliamo la pasta con un tagliapizza. Tagliamola prima in due. E poi facciamo dei piccoli rettangoli. Adesso pieghiamo i rettangoli a fisarmonica. E posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno. E proseguiamo così per tutto il resto del composto. Lasciamo lievitare in forno spento per almeno un'ora. Trascorso il tempo, adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. Il pane è pronto, lasciamolo intiepidire prima di servire. Pane a fisarmonica aromatizzato. Grazie e alla prossima ricetta!